Dal 10 al 12 agosto a San Demetrio Corone, capitale dell'Arberia, si terrà la 41esima edizione del Festival della Canzone Arbrescia. 20 canzoni da 5 regioni Arbrescia, una formula europea, autorità estere presenti nei 3 giorni del festival, giornalisti delle principali testate balcaniche, gruppi di danza internazionali. La presentazione dell'evento presso la Sala Verde della cittadella regionale Iole Santelli, moderata dal giornalista Valerio Caparelli. Le aspettative sono tante e una di queste novità quest'anno è proprio l'orchestra, quindi tutte le canzoni saranno cantate, suonate con l'orchestra, ma un altro grande risultato che ha raggiunto il festival è il numero dei partecipanti. Quest'anno per la prima volta abbiamo 20 canzoni. Il festival è nato nel 1980 dalla felice intuizione dell'avvocato Giuseppe D'Amico, che lo ideò per apportare nuova linfa alla lingua arbrescia. Nelle precedenti 40 edizioni ha prodotto più di 600 canzoni inedite provenienti da autori italiani ed esteri. La musica è il mezzo con cui trasmettere, insomma, questa lingua. Il giorno 12 sul palco del festival ci sarà la finale di questa competizione canora. È possibile, per esempio, pensare di far decollare la musica arbrescia in realtà come il Festival di Sanremo? Ma sarebbe veramente una grande cosa, il Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana, ma che potrebbe, ecco, inserire all'interno anche gruppi cantautori dell'Arberia, proprio perché noi riteniamo l'Arberia il più grande patrimonio culturale e storico della Calabria. 20 le canzoni in gara, rigorosamente inedite in lingua arbrescia, rese ancor più belle dall'accompagnamento musicale di un'orchestra sinfonica di 28 elementi. Assessore, attraverso le canzoni si può anche parlare di un fattore identitario importante? Beh, sicuramente noi stiamo cercando, attraverso queste azioni, che sono tante, messe in campo la regione anche di concerto con il ministero, di dare un grande sostegno a queste presenze identitarie, che sono presenze straordinarie in una Calabria che è stata sempre terra di accoglienza. Avere la minoranza brescia, la minoranza grecanica, la minoranza occitana significa avere una grande ricchezza che forse abbiamo ancora utilizzato poco.